Ma mi sa che puoi andare solo avanti. Non ho cliccato. Ah, destra, sinistra. Non vedo il mouse, devi far su quello. Ah, destra, sinistra, destra, sinistra. Ok, va bene. Welcome to the Conquer 94 Channel. Sono Johnny, signori, e benvenuti in questo nuovo video delle re. Non siamo su quell'altro. Ah no, ma scusa, ma in che posto siamo? Scusami. Qui siamo a casa mia e oggi mi divertirò un mondo. Come prego? Bego a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono The Conquer 94. Vedete che noi siamo qui con uno studio apposito, sì, perché oggi veramente bello studio. Faremo qualcosa di veramente eccezionale. No, perché aspetta, perché cos'è? Già del suono non mi piace. Vai, parti. Seleziona un capitolo. Sì. Capitolo 1. Già capitolo 1. Posso fare esci subito? No. Ah, perché sono due capitoli. C'è spagnolo. Lo puoi fare in spagnolo. Hola amigos, benvenido a nuovo video in the Poppy's Playtimes. Addio mi discotecas. È tecnicamente un gioco tranquillo. Non ci si spaventa, è un gioco che sta andando di moda in questo preciso istante. No, veramente tranquillo. Sì. Quindi non perdiamo molto tempo. Sì, io direi di partire. Iniziamo, perché già da questo qua... Parti. Poche parole, tu sei un ex impiegato di questa fabbrica che produce giocattoli. Qui dopo vari anni sei ritornato in questa fabbrica dove chiunque è scomparso all'interno. Sei contento? Ma io sarei quello lì che viene sacrificato, scusami. Sì, ma a proposito, come ci si sente? Cioè, spiegami un po' com'è che è lavorare in questo posto. Com'è stato? Ma guarda, è stato bellissimo. Sì, non credo che ci sono stati problemi, anche se dopo un giorno o due non vedevo più le persone che mi erano simpatici. No, forse tipo, è stato quel deficiente del mio capo che forse ha detto no, io voglio avere più soldi. E invece lui l'ha fatto mandare via, grazie mille proprio. Vorrei ancora spattermi le cosiddette. Ma proprio. Perché sei stato pagato? Ah beh, mi hanno... sì, ma quello è un altro discorso. Ah, c'è... VHS! You are about to see the most incredible doll ever invented. Sì. Her name is Poppy. Salve. And she is the first truly intelligent doll in the world. Ah! A little girl can talk to her. Poppy gives her answers. She is the first doll actually able to have a conversation with a child. Puoi parlare con la bambola? Capito? Hard to believe? Just watch. Non te lo ricordi? È il tuo datore di lavoro questo? Non ti ricordi? Ma lo sai, da un po' di tempo. Poppy Playtime! Poppy's as lovable as a real girl. And she talks like one, too. Hi, my name is Poppy. I love you. Woody! Can you help me polish my shoes? Why, of course, Poppy. Just like a real girl, Poppy always wants to look her best. Thank you. Her hair is sturdy and won't come out when you brush it. And smells just like a poppy flower. Ah. Is there anything else you'd like to say, Poppy? $6! Oh, ma è bellissimo, regalalo a tua figlia, no? Sì, ma... What's the time? Yeah! And if you've ever wanted to see how all of the nation's favorite toys were created, Playtime Co. is now offering factory tours at just $2.99 a person. Ah, però, an entire hour in the most magical toy factory on earth. $3 What are you waiting for? Come visit the factory. Prima sotto 199, ma dopo è arrivato Giacomino e gli e sono rimasti 37. Sì. Sta, cioè... Ci va parte della videocassetta questa cosa? Eccolo! Poppy Playtime! Io ho avuto una brutta esperienza con un altro Playtime. Passate nel mio canale, ragazzi, perché è una serie veramente entusiasmante. Chiunque pensa che lo staff è scomparso 10 anni fa. Ah, così lontano. Quanto eri giovane? Avevi ancora i capelli? No, devi trovare il fiore. Ah, devo trovare, cosa trovare il fiore? Ma scusa, ma te mica facevi le... Cosa facevi te? Io mettevo le cordine. Cordine dietro. Ma devi trovare il fiore, ma scusa, ma te facevi le bambole o... Ah, si muove! Okay. Ah, se tu c'hai le convulsioni. Ma quindi... No, con WASD. Ah, WASD. Ah, non sono le prese. Ma sei rimasto indietro di 20 anni da muovere con le prese. Guarda, mi muovo! Ok.
Adesso facciamo insieme. Non posso uscire? No, perché ti ho chiuso dentro io. No. Siamo chiusi dentro insieme. La chiave l'ho buttata fuori. No, si può applicare. Cos'è uno che si stava sfregando con la carta vetrata? No, sfregando le scarpe, mi sa. Exit to pause. Ma questo lo sapevo anche io. Exit to pause? No, non tu puoi pausare, ghiacciare. C'è una videocassetta, piala. Ma come devo piare? Pia, colè, pia colè. Ah, ma come lei? Ciao palà! Mamma mia, ma è vecchissimo, un Pentium 3 questo, Come si faceva a visualizzare? Visualizzare la cassetta. C'è VHS. VHS, posso metterlo? Mi sa che possiamo guardare le videocassette qua. Ti dia? Cosa dentro? Ah, ecco qua. Ce l'ha scritto qua. Hi, my name is Blade Beater. Niente! You're seeing this, then you're trespassing. Yeah, we play this little tape on loop whenever we close the factory for the day. Detto che se guarda questo vuol dire che sono morto. Just to make you aware, while we pride ourselves primarily on our high quality toys and excellent child care, we also pride ourselves on our security. For example, this facility is full of hidden motion triggers, which, once set off, will turn on the factory's emergency alarms and directly contact the authorities. And that's one of the more tame aspects of our security system. No spoilers. So, you've got my warning. It's not too late to turn around. I just hope that you're certain whatever you're doing is worth it. Grazie. Ha detto che poche parole, se c'è qualche problema devi chiamare e ho capito. Sì, ho capito, però non ha detto che non posso più ritornare indietro. Che bello. Ormai tu sei entrato dentro. Chiappe mie, Poppy vuole giocare. Ma... Ah, ma Want to Play, ti ricordi? Era mica un gioco quello... Cos'è questo che era? Questo qua non... Oh mamma. È per interagire. Interagire? Interagire. Ah, forse... Forse ho sbagliato qua. Non dovevo schiacciarlo. Posso entrare da qua? Buonasera. No. Like Bron. Mangia sano. Open the door. Ok. Open the fucking door. Era il treno. E io pensavo che era uno che fregava con la carta vetrata. Ma io dico, ma sì, l'hanno abbandonato proprio perché proprio c'è stato uno svuotamento di scatole. Ma scusa, ma non hai visto che c'è del sangue lì? Guarda, faccio finta di non notare. Ma non è che forse azzurro, rosa, giallo, rosso. E se magari è il coso del codice? Forse potrebbe anche essere. Quindi azzurro, rosa... Credevate che non ci arrivassimo, eh? No, mica quindi... azzurro, rosa, giallo, rosso, mica. Azzurro, rosa, giallo, rosso. Prova? No. Prova a correre. Ma non si può correre. Con shift? Mica, noi stiamo qua facendo 300 ore a fare sta cosa. Blu, forse. Ma blu. È blu! Rosa, giallo, rosso. Manca qualche elemento ancora. Welcome! Sai che all'inizio volevo dire che quando hai fatto introduzione sembravi quello là di Resident Evil in mercato? Era quello che volevo fare. Ah no, aspetta, rosso, giallo, rosa, blu. Guarda che se è quello lì... Porca tortona! Non è che fosse il verde, perché c'è rosso, giallo e azzurro. Non è che fosse quello. Hai calciato su una scena del crimine. Ti devo chiamare i carabinieri. Ma mi sa che forse... Mi sa che è verde, eh. Fai rosso, giallo, rosa, verde. Era il verde! Ma di scuro sembrava blu, ma siamo daltonici. Ma no, ma lo sai cosa? No, perché noi guardavamo il dietro. Qui sono tutti i televisori. VHS. Dove? Playtime. Ah, è una PlayStation? Ah no. Grab back. Sì, cos'è? Ah, le mani davanti. Ah no, è cosa che spara qui. Cos'è quel robo lì? Cos'è un jetpack? Ah, sembra. Ok, con due fili. Sì, Quindi tu lo lanci. Gli obiettivi piccoli puoi prendere. Non fai alcun... Sì, quello è, no, è il male minore. Quello non farlo. Ah, hai capito! Cosa? Puoi farlo da conduttore. Thank you. Per accendere le robe. Usa il grabbacco responsabilmente. Pensa se tu ti sta sulle palle uno da lì mi stacchi la testa. Mamma, guarda cosa ho trovato per terra. Oh.
La mano blu! A to fare left hand. Vai, mi sa con la sinistra, prova. Hold down to pull objective. Ok. Prova. Ok. Ok, credo che sia facile. Hai preso un giocattolino. Vedi, vedi, vai, schiscia. No, 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 spara bene. No. Ah, devi tenere anche questo. Ah, ok. Per il momento siamo arrivati. Forse puoi saltare di qua. Non domandarmelo. Continuiamo la nostra avventura. Ci saranno degli altri enigmi, forse un po' più difficili. Andiamocene. Andiamocene via. Sì, 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 andiamo. Andiamo. Non lo andiamo. Ma perché mi hai fatto fare questo? Ha una faccia simpatica. Allora, it non ti muovere. No, 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 no. È inquietantissimo. No, no. Salve, tu non ti muovere, eh? Io faccio le cose, tu non muoverti. Io me ne vado di qua, eh. No, di qua. Aspetta. Ti ha dato la chiave. Vedi che è una persona simpatica. Sì, simpatica. Mi ha preso la chiave. Io ti ringrazio, ma non muoverti di lì, eh. La chiave serve per qualcosa, eh. Mi scusi, in quale chiave devo metterlo? Cosa, in quale porta? Io vado in power room, eh. Vabbè, vai, vai in power room. Arrivederci, è stato un piacere conoscerla. Ma quasi quasi chiudiamola. Non si sa mai. Perché mi hai fatto venire qua? Non ci andremo. Non mi serve lo scopettone adesso. Mi sa che questo qua ci, mi sa che ci serve per fare da conduttore. Vediamo se c'è tipo un pulsante, un coso da schiacciare. Eccolo qua. Ah, ecco qui. Vedi? Eccolo qua. Grab the diver power. Vai, schiaccia. Ok, adesso tu devi farlo passare attraverso, mi sa, quel conduttore là. No, lo devi far passare. Ecco, vai. Ah, passa, aspetta. Oltre, guarda, Vedi? Adesso tu lo devi dare a grande Defer Power. Eccolo. Che paura. Non c'è niente. Non toccarmi! E se andate che mi spavento! Scusami. Io ho paura perché so per certo che... No, non c'è più. Cosa non c'è più? Lui. Alto 3 ma lui era in mezzo. Ma io non l'ho visto. Ma era, ma scusa, qualcosa, quello che sta in mezzo era lui. Sì. Allora gigante, allora io non voglio, allora io non voglio pestarti. Io c'ho la mano, non ho paura di usarlo. Ok. Ti per favore. No, 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 no. Ma io non ti ho fatto niente. Per favore, siamo amici. E per favore, non ti ho fatto niente. Sono solo entrato, voglio solo lavorare in pace. Mi sa che si è nascosto. Pace, voglio lavorare. Io vado, Andiamo? Io vado. Make a friend. Fatti un amico. No, no, di guardare avanti. No, magari è lì che ti sbuca. No, perché. Che è successo? Ho visto! Chi è? Chi? Ho visto quello qui! Ehi! Guarda che c'ho la mano, C'ho la mano, non ho paura di usarlo! Ci spacco la testa! E ci spacca. E ci spacco la testa, Capito? Non fare nessun. No, io me ne vado, no, io me ne vado. Signorino, io devo lavorare. Non rompermi qui. Per favore, io non accetto nessuna discrepanza. Ok? Non ci sei? Per me va bene. Perché devo farlo? Perché? Perché? Perché devo entrare qui dentro? Perché? Devo entrare qui dentro. Allora, io vado. Entriamo nello schermo. Che paura. Mi è venuto l'infarto. Allora io entro, Sta calmo. Se riesci all'improvviso ci spacco. Calmo. Vabbè, chiudiamo la porta così per sicurezza. Se mi fai spaventare ti distruggo la famiglia. Prima ti distruggo te. Poi ti distruggo la famiglia. Ah, c'è un'altra cassetta. Ma vai, muoviti anche veloce. Qui mi sa che troveremo il braccio rosso allora. Remember to take breaks. Ah, beh. Per fare delle pause. C'è un coso.
Sa cosa serve? Paillet? Tipo da metterlo? Devi trovare le robe, quindi devi scendere giù. Devo scendere giù. Sì, te. Scendiamo. Ok. Lì ce n'è uno. Dammi. Credo che sia quello. Non credo. Eccolo! Sarà nascosto da qualche parte. Beh, eccolo! L'abbiamo presi! Come facciamo a tornare su? Prego. Ma non c'è un'altra cassetta per caso? Come hai fatto a trovarla? Sei proprio un genio, ci capiva. Si abbassano pure i freni. Rich, where are they keeping the huggy boxes? I don't know. I couldn't tell you. Remember when maintenance left in a sweep of this place? No. Exactly. Nobody in this stupid company knows what they're doing. Oh, I swear, I haven't seen a single box in its place since they started flooding the storehouse with orphanage junk. Mm, right. I get it. It's a nice program and all, on brand. But, it's just hard to be happy about it when manufacturing's on our necks about it, because we can't find stupid hockey boxes! Rich. You're right. You're right. It's for the orphans. I just wish there were less boxes. Anything less would be more of a... Ah, stanno facendo i giocattoli per... Beh, is that even a word? A bit of... Ok, quindi inserisci qua tutte le altre cose. L'altro braccio. Ah, la porca tattana loro. Ok. Bene. Quindi devi usare sia il sinistro. No, aspetta, vai. Ah, c'è anche una. No, c'è la ricarica. Vedi? Puoi lanciarlo fino a un certo punto. Posto veramente lugubre, però. Control. Da passarti. All'avventura. Poi. Oh, Gardaland. Perché si è. Oh! Ehi. Ah, mi sa che quello ti serve. Completo il circuito. Prova a vedere qua intorno, qua. Qui da qualche parte se c'è qualcosa. Aspetta, torna indietro che ho visto qualcosa di interessante. Vai col rosso. Ah, c'è un'altra entrata. Ma vai a quel paese. Ah, eccolo. Quindi uno. Sì. Devi fare tutto il giro. Devi fare tutto il giro. Prova a lanciarlo. Col destro. Dobbiamo capire bene il percorso da fare. Allora, fare così. Prova a andare dritto. Ah, perché devi... Ecco, vai, tocca quello. Vai. No, bisogna capire bene come fare. Che qua... Ma qui non puoi salire, giusto? No, non posso salire. No, aspetta. Forse quello lì attiva qualcosa. No, ma scusa. Torna indietro. No. Togli sto robo! No, toglilo! Vai, sali su di qua, sali su. Adesso tu spara quello. Adesso attiva quello. E vai là. No, non l'hai attivato, eh. Non l'hai attivato. No, voglio vedere se si arriva. Vedi? Sì. Devi attivare. Adesso tu passa attraverso sto coso. Deve toccarlo. Ecco. Adesso si attiverà, no? Oh, alleluia, mamma mia. Dove stiamo andando adesso? Stiamo facendo la fine dei giocattoli, qualcosa del genere? Ah, non so che si finisce. Dove stiamo andando? Ma non ce n'è bisogno, per i signori! Ma noi mica dobbiamo tornare là. Un amico, la nostra fattoria Elliot Turner era un visionario. Ha fatto uno stage per me, grandi feste. Quindi è una macchina che ti permette di fare un qualcosa, un pupazzo. Non lo so se dobbiamo usarla, eh. Un'altra videocassetta. Vai, piglialo. Ah, dobbiamo usare ancora. No, ancora. Aspetta, prima vediamo il make cosa dobbiamo attivare. Dobbiamo attivare questo. Poi dobbiamo attivare questo. E andare qua. Ok.
Allora, vediamo un po' come possiamo fare. Allora, tu vai, prova a prenderlo. Ok, ricordi che dobbiamo toccare... Allora, sì, allora, con la destra, tira questo. Vai. Però non ci arriviamo. Ah, ho sbagliato. No, dobbiamo usare ste passerelle qua. Ok, no, non ci arriviamo. Proprio a... Prova ad andare un pochino avanti. Il palo! però, adesso, riprovo a prendere questo. Prendi... Allora, quello, ok. Ok. No! Ma perché sei caduto? Guarda, lo sapevo. Ma dovevi andare solo dritto. Ma l'ho fatto dritto. No, come fai? Prova ad avvicinarti. Avvicinati. Era una questione di movimento. Non c'è, non abbiamo visto una videocassetta, mia, che... vero? Staying alive. Staying alive. Ok. Fica. Ok. E gira anche questo. Puoi provare a dire giù anche quell'altro, così per sicurezza. Devi dare i pezzi, così si fa. Ma visto, ma ci sta guardando. Pensavo che c'era la videocassetta. Non vorrei dire tu Super Mario. Fuego. Ci sta guardando quell'essere lì, è inquietante. Guarda. Non è bello. Magari, guarda. Prendilo. Eccolo. Boh, qui dobbiamo ficcarlo qua, sicuro? Ah, perché mi sa che tu per entrare qua devi far qua, ok. Ma devi sempre più fare tanti effetti. Boh, tutto può essere. Perché guarda le stanze, come sono? Destra non mi piace. Però c'è sinistra e destra. Ma mi sa che puoi andare solo avanti. No, devi scappare! Scappi! Corri, cosa fai? Non ti capita! Lì! L'ho visto! Porca di quella! Alzare la visuale così lo vediamo bene, così ci spaventiamo. Da dove è uscito fuori? Salve! Scappa, corri! Guarda che davanti, eh! Eccolo lì! Oh mio! Eccolo! Ok, don't! Va bene! Deve essere qui da qualche parte! No, deve essere lì! Vai! Ma devi correre, corri! Mario ci sta! Cioè, lui è di così! Allora, sto correndo! Ma sto andando, sto facendo così! Devi correre, così. Devi girare a sinistra! Che da? Lo so che da! Lo so! Devi girare! Lo so! Lo devi girare! Gira a sinistra! Lo so! Mi fai cadere le cuffie! Muoviti! Va bene, ok! Bravo! Ok, deve essere qui da qualche parte. Bravo. Ok, vediamo. Giù. Vediamo. Ok. No. Bravo. Ok. No. Ok,
vediamo dove, vediamo dove. Cerca di crouchare. No, devi fare il crouch. Ma fai tutto contro. Non riuscivo a trovare il conto. Non riuscivo a trovare il conto. Non riuscivo a trovare. Non è meraviglioso? Sì, vabbè. Non riuscivo a trovare il conto di Madre. Contro di Madre. Guarda che se non registrava. Vai, ok. Perché sono tornato indietro? Devo andare avanti. Credo che abbia fatto qualcosa di male, no? Ok, sinistra. Ma scusa, ma perché fai questo? Perché salti spazio? Devi correre. No, perché devo saltare, perché sennò non va. Vai qua, qua, qua. Oh, tira. Corri. Ok, vediamo. No, girati. No, prova a controllare il giro. Controlla il giro che c'è. No, mi sa che non puoi. No, devi controllare. Vedi se c'è qualcosa. Controlla il giro. Non c'è niente, non c'è niente, non c'è niente, non c'è. Hai guadagnato un po' di tempo, adesso controlla bene il giro, controlla, guarda su, controlla, guarda qualcosa. Qualcosa! No, con l'altro! È caduto? È morto? No, non cadere anche te? Basta! Bene? Ti sei divertito abbastanza? Basta, eh? Vediamo cosa dobbiamo trovare qualcosa. Ah, c'è il fiore. Ricordi che dobbiamo trovare il fiore? Non abbiamo trovato la cassetta rosa, però. Final log. In relation. Experiment 1006. The prototype. Coordination and cooperation is evidently within his skill set, as well as the skill set of all other experiments of his type. Though still missing, today's events are no doubt in relation to him. His absence was a flaw in the scientific process, which should have under no circumstances been left unaccounted for. That's why I'm making this log, so that the same mistake won't be made twice. Any future experiments will need to be contained and disposed of in a secure location. I'm not worried about myself. One breakthrough and I'll be back. We must forge onwards in the name of science. Whether those who are beneath us understand it or not. End of... End. Ci sono. No, run, pericolo. Torna indietro, stop. Cos'è adesso? Ah, mi sa che qua forse troviamo la bambola. Dovrebbe. Mi piace. Anche a me. Ma è un po'. Ma siamo bassi noi o? Mi sa che forse. Beh, è confortevole, no? Sì. Sembra un tea party. Oh. Salve. Buonasera. Buonasera. You opened my case. Aperto la mia scatola? Non l'ho fatto apposta, era nel gioco. Ce l'abbiamo fatta! Tutto qui? Zach Belang, Seth Belang, quindi sono due fratelli. Aiuto! Questa è la nostra prima run che facciamo. Bella, interessante. Ti è piaciuto a te? Sì, moltissimo, guarda, mi è piaciuto tanto. Ti sei spaventato tanto. No, adesso me lo sognerò di no. Allora, signori,
Io ringrazio tantissimo Johnny, perché quando l'ho scaricato gli ho detto che avrei giocato questo gioco, ha detto: ma scusa, anch'io l'ho visto così nelle alcune immagini, alcune cose, ho detto: perché non posso portarlo anch'io a provarlo? Quindi ho detto: guarda, se vuoi ti do l'opportunità di giocarlo. Infatti ti è piaciuto veramente tanto, l'abbiamo visto, no? Proprio. Sì, mi è piaciuto tantissimo, sì. Proprio. Quindi, signori, questo era Poppy Playtime, un gioco veramente straordinario. È uscito anche il secondo. Guarda, sicuramente non lo farò mai, okay. Me ne è elevato proprio. Perché questo qua l'hanno fatto free to play, sicuramente, perché prima era pagamento, poi l'hanno fatto free to play, perché così almeno se chi vuole giocare a questo gioco e vuole giocare al secondo può farlo attraverso questa cosa, quindi può provarlo. Io sono contento così, basta, non lo voglio più riprendere, basta, vedere se c'è il secondo, vabbè, forse avrò anche il coraggio di andare a fare il secondo capitolo. Però per il momento possiamo anche finire qua, ok? Perché mamma mia! Vabbè, dopo ce lo spetta, ma poi è più un'incazzatura perché non si sa più dove devi andare, porca di quella tartana lurida. Quindi, signori, spero che questo video vi sia piaciuto. Se volete potete lasciare un mi piace e un like qua sotto nei commenti. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi e cliccate anche sulla campanella così verrete aggiornati sui prossimi video. E noi, ragazzi, ci vediamo come sempre ad un prossimo video. Ringrazio tantissimo Johnny, che forse ci sarà più avanti, vedremo un po' se ci sarà anche voi se lo volete, e quindi ciao ragazzi! Salve! Ah, è rosa! È rosa! Eccola! Porca, sta registrando! Sì, sto registrando! Porca tartana, l'abbiamo preso! Infatti ho detto, magari la troviamo, e vediamo la penultima cassetta. So, Stella, what made you want to work at the Playtime Co. Factory? Playing with toys when I was young was so magical. I could go straight from my bedroom floor to anywhere in the world. It was such a great feeling. And being able to work at a toy factory, somewhere that can provide kids with that same experience, that's a pretty great feeling too. Sometimes though, I really, really wish I could go back. To being a kid, I mean. And it's weird, because adults are just kids, but older. I don't think anyone ever really feels like an adult. But your body just gets older and older, and then you die. Poof! Human bodies just can't stay young forever. There's things, though. Like some trees that can stay alive even while being way older than a person. I mean, the oldest people to ever live are still younger than those. So I guess everyone is always young relative to something. Right? All right, I think we're getting a little off track. Che bel paragone! Interessante! Abbiamo trovato anche l'ultima cosa, quindi basta, finiamo qui. Non vorrei che poi dopo ci sarà una cosa alla fine finale. No, ma tecnicamente le cassette le fanno solo per andare un pochino più avanti, cioè non un po' più avanti, nel senso ti fa scoprire un po' qualcosa del gioco, sì, capito? Sembra proprio che sto correndo, che fa ah, come quei cartoni animati! Sapete che io non ce la faccio se non trovo tutte le cose. No, vabbè, ma tanto è soltanto così per curiosità, per capire qualcosa in più dal gioco. No, non c'era niente. Abbiamo fatto. Cioè, non ti dice tipo guarda, hai trovato tutte le videocamere, niente. No, quindi, ragazzi, ci vediamo in un prossimo video. Bella, ciao, ragazzi.